Buon pomeriggio a tutti, è il 15 di ottobre, sono le ore 17 in punto, come al solito abbastanza in orario, anzi in orario per l'inizio della nostra diretta quotidiana. Io già anticipo che probabilmente domani non riuscirò a essere online insieme a voi come faccio tutti i giorni, perché domani con il ritorno a Roma e gli impegni di aula temo che non riuscirò a trovare nemmeno un buco per sistemare la diretta, ma insomma se dovessi riuscire lo farò direttamente da Montecitorio, altrimenti ci vedremo dopodomani, ma insomma farò di tutto. E prima di entrare come al solito nel vivo della nostra conversazione, la preghiera di pigiare sulla freccetta condividi in modo tale da poter invitare quante più persone a questa diretta, cosa che però potete fare anche se doveste, come succede a moltissimi di voi, guardare il video della diretta in differita, quindi durante la giornata o nella mattinata di domani. Tanto sapete che il video lo trovate su questa pagina Facebook, lo trovate naturalmente sul mio sito ivanscalfarotto.it e anche sul mio canale YouTube. Detto questo, la prima cosa che vorrei raccontarvi è di questa vicenda dei Verdi bavaresi che hanno fatto questo exploit incredibile, hanno raddoppiato i loro voti arrivando quasi al 20% dei voti, al confronto invece con una SPD, un partito socialdemocratico che ha praticamente dimezzato i suoi voti, è come se Verdi e socialdemocratici si fossero alternati sostanzialmente come forza elettorale. I Verdi diventano il più importante partito dell'opposizione nel Parlamento regionale bavarese e anche c'è una grande sconfitta, una perdita secca di oltre 10 punti da parte dei cristiano-sociali che sono appunto gli alleati storici bavaresi della CDU di Angela Merkel. Voglio raccontare questa storia. Ah, naturalmente l'estrema destra sale, ma non sfonda, come è successo già in altri paesi. E devo dire, gli osservatori un po' dicono che la CSU è stata penalizzata probabilmente da certe posizioni del suo capo Seehofer, che sapete è anche il ministro degli interni del governo federale ed è quello che ha sostanzialmente teorizzato, sposato posizioni molto vicine a quelle dei sovranisti e che ha tenuto una posizione in tema, sul tema dell'immigrazione estremamente, estremamente restrittivo ed estremamente severo. È quello che sta dando filo da torcere a Salvini perché gli vuole rimandare i cosiddetti dublinanti, cioè quei migranti che sono arrivati in Italia, identificati in Italia, ma che poi si sono spostati in Germania violando le regole del regolamento, appunto le norme del regolamento di Dublino. Si dice che appunto l'elettorato bavarese, tipicamente cattolico, abbia un po' sofferto queste posizioni e che quindi il messaggio, diciamo così, anti-immigrati, così duro, spietato, abbia rispetto a un certo mondo cattolico, non abbia trovato particolare ascolto, tant'è che i cristiano-sociali hanno escluso immediatamente di fare un accordo con AfD, con appunto Alternative for Deutschland, che sono i neonazisti, diciamocelo chiaramente, che comunque entrano anche loro, hanno preso circa l'11%. Ma in realtà, al di là di questo, quello che mi faceva particolare impressione che destava il mio interesse è questo successone di questi Verdi guidati da una giovane donna di 33 anni, Katharina Schulze, e che hanno vinto sulla base di un messaggio che è tutto il contrario di quello che si racconta essere il mainstream, diciamo, il messaggio dominante di questi tempi. I Verdi bavaresi hanno tenuto una piattaforma schiettamente, genuinamente, allegramente europeista, hanno ispirato, come dire, una campagna fatta anche appunto di un messaggio che ha fatto molto preso sui giovani, un messaggio ottimista di un mondo migliore, più pulito. E insomma, il tradizionale messaggio dei Verdi che negli anni aveva perso molto del suo smalto. Sapete che in Germania i Verdi sono sempre stati un partito molto importante, però appunto questa giovane donna è riuscita così a vivificare una sinistra che ha trovato appunto nella piattaforma più diciamo genuina, più ruspante, se vogliamo dire anche così, dei Verdi, una risposta migliore o più convincente di quella dell'SPD, che sapete è nella grossa coalizione, quindi nella grande coalizione insieme alla Merkel, e di fatto probabilmente ha pagato anche il prezzo di questa partnership a livello federale con i cristiano-democratici. Sapete che c'era stato comunque un grande travaglio da parte dei socialdemocratici tedeschi sulla decisione se entrare o meno, perché dopo le elezioni, quando avevano appunto
appunto perso in modo sostanziale, avevano detto subito che non si sarebbero rialleati con la Merkel, con Angela Merkel, ma poi di fatto quando era tramontata la possibilità della cosiddetta coalizione giamaica, quindi con i liberali di Verdi, poi alla fine, dopo anche un referendum interno molto combattuto, i socialisti hanno deciso di entrare al governo e probabilmente hanno pagato anche questa posizione. Io ho voluto raccontare questo perché ho una sorta di chiodo fisso da un po' di tempo, in particolare dal 4 di marzo, ed è il tema della nettezza dei messaggi. E cioè, io poi ho avuto occasione di scriverlo sul Foglio, sul Post, su altri, sul mio blog anche. Ho sempre avuto l'impressione che le tante cose buone che abbiamo fatto al governo siano, diciamo, non siano passate nell'opinione pubblica perché il nostro messaggio ha perso a un certo punto di nettezza, di limpidezza, e cioè che nella fatica del governare, del trovare degli accomodamenti che consentissero l'approvazione delle leggi in un Parlamento che, tra l'altro, ricordate, noi non avevamo la maggioranza in Senato, quindi tante cose il PD da solo non poteva in teoria fare nulla perché avevamo i voti alla Camera, ma al Senato non li avevamo, e quindi tante cose si sono dovute aggiustare con dei compromessi che poi hanno deluso la pubblica opinione, perché noi avevamo sollevato delle grandi aspettative di cambiamento, e quelle aspettative di cambiamento così rivoluzionarie, ricordate la famosa rottamazione di Matteo Renzi, poi alla fine non si sono verificate perché la fatica di stare dentro un governo di coalizione, di accontentare mille parti, ha probabilmente inquinato quella nettezza del messaggio, quel messaggio limpido, chiaro, rottamiamo, rinnoviamo, eccetera, e ci ha fatto percepire come quelli che tiravano un po' a campare e che, insomma, come dire, cercavano compromessi pur di andare avanti con la loro azione di governo. E questo mi ridà la convinzione che in questa fase politica noi dobbiamo tornare a dei messaggi netti, limpidi e chiari. Ormai io credo che noi ci troviamo davanti a una vera e propria scelta di campo, cioè davanti al lavoro di questi due partiti, Lega e 5 Stelle, che non sono d'accordo su nulla, e di questo parleremo tra poco, ma sono d'accordo soltanto sullo scardinare, sullo smontare lo Stato di diritto, i principi cardine della nostra democrazia, quindi smantellare la democrazia liberale rappresentativa come l'abbiamo conosciuta, per implementare un modello nuovo, però del quale non sappiamo niente, che probabilmente non li vede neanche d'accordo tra di loro, perché questo è il bello. Io credo che oggi sia proprio il momento di fare una scelta di campo, cioè tu o stai con l'Europa o stai contro l'Europa, o stai con la ricerca scientifica o stai con la superstizione, o stai con la stampa libera o stai con quelli che dicono che i giornali devono chiudere, o stai con la crescita, il lavoro, o stai con i monopoli e l'assistenzialismo, quindi o stai con chi vuol far crescere le imprese affinché producano, creino più posti di lavoro, oppure stai con quelli che dicono no, nazionalizziamo e poi arriva lo Stato e ti dà il tuo reddito di cittadinanza. O stiamo con quelli che pensano a una società aperta, oppure si sta con quelli lì che fanno mangiare i bambini stranieri da soli all'Lodi o che chiudono l'esperimento di Riace. E guardate, io quando sento poi Roberto Fico dire ah, Lodi si è sbagliato, chiediamo scusa, facciamo e diciamo, io sulle parole di Roberto Fico francamente non ci sono mai cascato, devo dire la verità, ma certamente non ci casco più, diciamo, se ci fossi mai cascato direi non ci casco più, ma non ci casco perché io non credo che, appunto, Fico si chiama così, nomen omen, spesso risulta essere appunto la foglia di Fico, nel senso che poi è inutile che Fico dica le sue cose quando poi la sindaca di Lodi permane nella sua convinzione e dice che quella delibera comunale non si cambierà. La cultura politica che questo governo sta promuovendo, che a Fico piaccia o meno, è la stessa, lo dicevo prima. Lega 5 Stelle non sono d'accordo su nulla, ma sono d'accordo appunto sul trasformare, per così dire, in modo rivoluzionario, e non è per niente un complimento, quello che è stata la cultura politica e giuridica del nostro paese, anche la cultura umana del nostro paese, è sempre stato un paese dell'accoglienza, dell'apertura, dell'umanesimo, e quindi che ne dica Fico, qui c'è una responsabilità politica grande come una casa, e anche in questo caso o si sta di qua o si sta di là, per cui se Fico sta con il governo non può anche stare con i bambini di Lodi, questo è poco ma è sicuro. Sempre richiesta di pigiare sulla freccetta condividi, appunto due parole soltanto sulla manovra economica, sul decreto fiscale, sulle condoni e quant'altro. A quanto pare il governo è assolutamente in confusione,
Si susseguono vertici, si contano le assenze, le presenze, Tria c'è, non c'è Salvini, non c'è Di Maio, ma di fatto sembrano completamente incartati. Entro stasera dovrebbero mandare la manovra in Europa, ma pare che la cosa slitterà. Sono contrari proprio sui temi basilari, perché fondamentalmente la Lega vorrebbe arrivare il più possibile a una cosa che assomiglia a una sorta di grande condono. Il Movimento 5 Stelle, che aveva fatto della legalità e dell'onestà il suo slogan preferito, ovviamente è in difficoltà con il proprio elettorato rispetto al fatto di legittimare il non pagare le tasse, perché di questo si tratterebbe, e quindi di fatto il governo è paralizzato e non si va avanti. E anche su questo vi aggiornerò, naturalmente, man mano che le cose si sviluppano, però continueremo a seguire. Io non sono per niente ottimista, veramente non so come faranno ad andare avanti, visto che non sono d'accordo su nulla. Ultimissima cosa, e sempre per favore pigiate sulla freccetta condividi, ultima cosa sono i congressi regionali del Partito Democratico. Io voglio fare un grande e affettuoso in bocca al lupo e dare un abbraccio grandissimo alla mia amica Simona Bonafè, che ieri è stata eletta segretario regionale della Toscana con una bella vittoria, 2/3 e 1/3. È andata anche a votare tanta gente, il che mi fa davvero molto piacere. Significa che c'è bisogno di politica, c'è bisogno di schierarsi, le persone hanno voglia di dire la propria e quindi sono andate a votare. Voglio ricordarvi che il mese prossimo avremo il congresso regionale anche in Lombardia, credo che sia il 18 di novembre, e ricordarvi che alle primarie per l'elezione del segretario regionale, così come in Toscana con Simona, qui in Lombardia potranno votare anche i non iscritti, quindi saranno delle primarie vere e proprie, aperte, per cui voi che mi seguite e che vivete nelle province lombarde, mi raccomando, andate a votare. Io naturalmente vi terrò aggiornati sulla campagna elettorale per le primarie, ma vi raccomando tantissimo, di correre, di essere ai seggi. Non lasciate soltanto questa scelta agli iscritti, lo statuto del nostro partito vuole che si apra anche agli elettori, per cui sarà importante, perché la figura del segretario regionale è una figura importante. Tra l'altro si delineano due importanti, interessanti candidature qui in Lombardia, di due personaggi molto conosciuti, che sono Eugenio Comincini, che oggi ha fatto un'intervista su Repubblica, che è l'ex sindaco di Cernusco sul Naviglio, ha governato la città di Cernusco, che è una città alle porte di Milano, per 10 anni, e poi è stato eletto in Senato, molto amato, persona di grande equilibrio, di grande spessore. E poi c'è anche Vinicio Peluffo, che è appunto parlamentare, non rieletto questa volta, ma è stato parlamentare per credo 3 legislature. Anche lui un'ottima persona, molto equilibrato, molto capace. Tutti e due vengono dalla cintura milanese, quindi diciamo sarà un derby in famiglia, ma di questo vi racconterò più avanti. L'importante per il momento è che vi ricordiate di andare a votare. Ultimissima cosa, e poi davvero chiudo, anche perché sono 17:13, quindi forse ancora 2 minuti ce li ho. Oggi è lunedì 15, da venerdì siamo a Firenze per la Leopolda. La Leopolda quest'anno si chiama Ritorno al Futuro. So che ci sono tantissime preiscrizioni sul sito di Leopolda 9, e quindi spero di vedervi. Non temiate di avvicinarvi, insomma, io sarò lì, e quindi mi fa piacere se alcuni di quelli che vedono le mie dirette decideranno di farsi vivi, così ci possiamo salutare di persona in diretta, non Facebook, ma in diretta dal vivo. E quindi vi aspetto da venerdì sera alla Leopolda. Sapete come Matteo Renzi ha annunciato che lanceremo i comitati civici. Spero che molti di voi vorranno essere promotori di comitati civici nelle vostre città, ma ne parleremo compiutamente a partire da venerdì sera alla stazione Leopolda Firenze. Quindi vi do appuntamento per domani o dopodomani, a seconda dei lavori d'aula, vediamo se riusciamo a vederci, ma certamente a partire da venerdì sera a Firenze staremo benissimo tutti insieme per ritornare al futuro. Buona serata a tutti e ci vediamo presto. Ciao!